boom boom, sono proprio delle rocce che ci sono vicino al Pian delle Nere, e lì si dice che in una grotta vivesse l'uomo selvatico con una strega che era sua moglie. L'uomo selvatico non amava molto stare con gli esseri umani, ma ogni tanto si avvicinava se trovava delle persone gentili. In paese sembra che ci fosse una nonnetta gentile che una sera che lui era passato di lì gli aveva dato una ciotola di latte con la polenta dentro, perché da queste parti il latte con la polenta sono tutti piatti poveri ma che si usavano su da queste parti, e la gentilezza che lui gli aveva fatto a quell'epoca, perché qui si parla del Medioevo, aveva insegnato delle cose a questa donna: a fare il formaggio, a fare il burro, perché l'uomo selvatico era una specie di mago che insegnava a fare certe cose, l'Alsace, che sarebbe un altro tipo di formaggio, e se n'era andato, però dice che sarebbe tornato e gli avrebbe insegnato a fare l'oro, che sembra che l'uomo selvatico avesse la pietra filosofale. La nonnetta aveva un nipote che era un po' cattivello, e cosa voleva fare? Quando lo Salvè fosse arrivato l'avrebbe chiuso in cantina, non l'avrebbe più fatto uscire e si sarebbe fatto dire tutto quello che poteva, oltre a loro e via di seguito. Ma l'uomo selvatico, che abitava in mezzo ai boschi, era amico degli animali e il vento gli parlava, gliel' aveva fatto sapere, e quindi non era più tornato da quella nonnetta, e così il nipote è rimasto fregato. Se fosse stato più buono gli avrebbe insegnato a far l'oro, se invece non voleva chiudere dentro una cantina, è rimasto fregato.